ragazzi, sono Medino e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati con un nuovo episodio del Road to Dark Matter. Siamo qua con il coltello, ragazzi. Siamo a 68 kills su 200 e siamo qua con questo episodio particolare, in quanto ho deciso che gli ultimi tre episodi del Road to Dark Matter, in quanto ne mancano solo tre, saranno suddivisi in modo abbastanza particolare. E perché? Perché dato che, secondo me, star lì a fare... Oddio, ma che squadra ho? Mi ha messo con tutti gli incapaci. Vabbè, star lì a fare il lanciamissili in live un po' mi scoccia. Ho deciso di usare il lanciamissili Black Cell per sbloccare la Dark Matter in live con voi. E fare due episodi con il coltello. Questo dove andrò a fare le kills e il prossimo dove andrò a fare le sfide. Comunque, ragazzi, se questo video arriva a 1000 mi piace, la Dark Matter me la sbloccherà Elisa. Avete capito bene? Se questo episodio arriva a 1000 mi piace, faccio, quando devo sbloccare la Dark Matter con il Black Cell, lo faccio fare ad Elisa. Le ultime cose le faccio cercare alla mia ragazza, per chi non lo sapesse chi è. Quindi spaccate già tutti il tasto dei likes da adesso. Cioè, fermatevi e mettete subito un like se volete vedere quel video, che sarà davvero epico. Se ce la farà, perché non ce la farà mai l'Elisa, però vabbè. Incominciamo, ragazzi. 4, 3, 2 e si va. Va bene, vediamo un po'. Ho messo in squadra quelli a un po' a livelli bassi, però vediamo come ce la caviamo. A me basta andare in positivo e fare tante kills, perché so che non è proprio qua sotto, non è proprio facilissimo giocare con il coltello, ecco. Soprattutto per uno come me che non ci ha mai giocato. Non sono uno di quelli che faceva tanto il knifer, tipo Jumbo Drillo, che si metteva a fare il knifer e i montage col coltello. Tossico dipendente di un Jumbo. Ok, dai. Abbiamo iniziato. Oh, abbiamo iniziato con 3-0, ragazzi. Record mondiale. 3 kills di fila col coltello e si vola. Oh, oh, oh. Oh, non mi ha visto. Opla. Siamo a 4, ragazzi. Abbiamo iniziato davvero col piede più che giusto. Più che giusto. Poi non sto più usando stick and move, quindi a volte salterò a caso. Perché ho detto, beh, dato che col coltello, cazzo, dato che col coltello è importante scivolare, voglio scivolare schiacciando la levetta. Non ho voglia di scivolare con cerchio. E quindi appunto ho messo ho tolto stick and move e sono tornato a tattico, però solo col coltello, perché poi tornerò a stick and move. Ragazzi, abbiamo... Oh, raga, c'è il vento che sta... Oh, dov'è? Oddio, sdraiato lì per terra era. C'è il vento che sta davvero distruggendo la mia casa. E ad ogni modo dico anche che per sta partita la perdiamo 100%. Cioè, non state lì a dire, oh Midi, hai perso, fai schifo, dovete vincere, perché ho i compagni che non ammazzano. Guardate un po' i risultati dei compagni. C'è già uno che fa 1-5 e uno che fa 0-4, la partita è iniziata da 20 kills, Cristo. Quindi giocherò solo per me stesso e per fare le kills col coltello. Ciao, ne squadra, perché contro quella che fa 11-2, che certamente non sarà il più facile degli avversari da affrontare col coltello. Qua ne arriva uno perché ho visto l'ondata, dov'è? Ho visto l'ondata, vabbè raga, non sarà andato di qua. Andiamo a cercarlo lì dentro la casetta, sperando che non abbiano piazzato mina a pressione o cose simili, anche se penso che lo spawn... Sì, infatti lo spawn è cambiato, qua dentro ce n'è uno. Uno, perfetto. No, qua c'era la doppia, c'era tutta la doppia, mannaggia, peccato, peccato, peccato. Comunque 8-4 abbiamo iniziato bene, soprattutto calcolando che col coltello, come già detto, sono una sega. Comunque la nostra squadra è a 19 e quell'altra è a 37. Mamma mia, che compagnoni, cioè io il mio lo sto facendo, perché col coltello di più non posso fare. Da dove? Mannaggia, mannaggia. Non è facile, non è facile, cazzo, ma mi dà così fastidio avere i compagni che non killano. Perché sinceramente sta partita sarebbe bella giocarla con le armi. Mamma mia, che bella lobby. Poi se fossi nella squadra contro sarebbe una strage. Guardate che compagni c'ho. Perfetto, un'altra kill. Il mio obiettivo, ragazzi, è farne 15. Non sarà facile, dato che la partita finirà prestissimo per causa dei nemici che le fanno tutte. Però, ok, te sei mio. E te pure, dai, è così, raga. Ole, tripla di coltello. Non si scherza. Oh. Oh raga. Raga. Mamma mia. Siamo già a 15, ragazzi. Chef Tony mi puppa la fava, ragazzi. Detto molto molto semplicemente. Oh raga. Raga, puttana, ero due dal talon col coltello. Ma che cazzo stiamo facendo? Mamma mia, assurdo, ragazzi. Stiamo giocando benissimo col coltello. Sono strafelice, stracontento di riuscire a fare qualcosa anche col coltello, perché avevo paura di non riuscire neanche a finire in positivo, se devo dire la verità. Ho fatto davvero quella parte di partita che è stata fenomenale. Mamma che contento che sono, proprio bella. Ok, basta. Adesso posso anche morire 15 volte, la parte del video carina ce l'avete, basta. Zitti, basta.
Basta dire stronzate, ok, qua ci sono i passi di tracciante, 15-7 è bellissimo, ma quelli a cui arrivi da dietro e sono lì fermi che... Ok. C'era uno sopra? Sì. Non sprechiamo l'ondata di calore. Ragazzi, che partita. Che partita, ragazzi. Oh. Li becco tutti da dietro. Sto avendo un culo spropositato, vi giuro. Olè. Olè. No, raga. No, raga. Non ci posso credere. È assurda. Assurda questa partita. Incredibile. No, peccato. Cazzo. Che cazzo di partita non sta venendo fuori? Mamma mia, ho fatto tipo due sanguinari, due in una partita col coltello. Mamma mia, che scivolata. Scivolata la Gennaro Gattuso. Stiamo spaccando tutto, ragazzi. Stiamo spaccando tutto e tutti. Stiamo dettando legge, ragazzi. Incredibile, bellissima partita. Fermatevi, fermatevi, dai, 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 bravi, bravi. Beh. Olè. Raga. Non ci sto credendo. Non ci sto credendo neanche io che sto facendo 25-7 col coltello. Non è vero. Da cosa sono morto? Dalla balestra. Cioè, se faccio la 30ª kill, mamma mia. Mamma mia. No, cazzo, sta balestra. Questa è una kill abbastanza facile. Non penso di fare la 30ª kill perché gli altri sono già 75. I miei compagni, ciao ciao. Adesso mi manca solo che vinciamo anche la partita. Bravo, il mio compagno ha fatto una bella doppia intanto. Abbiamo anche l'ondata di calore, quindi cerchiamo di usufruirne al meglio. Qua a sinistra ce n'è uno. Ok, mio. Dietro. No, peccato. Bene, non ho usato l'ondata di calore. 3 kills alle 30. 3 kills alle 30, a loro ne mancano solo 20, però. È una situazione abbastanza scomoda. Non deve essere... Ma che camper, che camper. Non deve essere facilissimo ora riuscire ad arrivare a 30. Non ci arriverò mai. Però vi dico la verità, sono davvero molto contento così. Cazzo, abbiamo fatto una partita che non mi sarei mai aspettato di fare. Muori. Stan lassù. Oddio. 29. Incredibile. 30 kills con il coltello. 31. 32. Un altro sanguinario. Mamma mia. Cosa stiamo combinando, ragazzi? Cosa stiamo combinando? 1000 mi piace. 1000 mi piace. E non solo. Cioè, non solo per il video con l'Elisa, ma anche per quello che sto facendo. 33 kills, 33, 33 kills con il coltello in una partita di deathmatch. Giocando da solo, tranquillo, così. Vi giuro, non ho mai fatto una partita che mi ha reso così felice, ve lo posso giurare. Sì, forse i miei più bei nuclear e tutto, però porca troia, dai, usufruiamo dell'ultima ondata di calore. Poi anche non lethals, senza usare ricompense né niente, mamma mia. Ah, peccato. 35, 35. La partita più epica di questa serie. 35 kills con il coltello. 35-14. Voglio assolutamente che spacchiate il tasto dei likes, perché cazzo, abbiamo fatto qualcosa di bellissimo. Ragazzi, mi raccomando, un bel mi piace, un commento. Se non lo siete ancora, iscrivetevi al mio canale, che mi fa sempre molto piacere. Noi ci troviamo domani con un nuovo video. Per oggi da Ambirino è tutto e bella.